Cerchiamo di integrare l'attivazione dei muscoli posteriori della coscia con l'attivazione dell'addome. Ancora due. Espira. Ok, ora rimani col carrello aperto e allunga il braccio sinistro oltre e dalla spinta del piede alle punte delle dita della mano, massima lunghezza. Sentiamo adesso il fianco destro che si radica sull'arc ed espirando andiamo a flettere la colonna lateralmente. Ritorniamo, tutte e due le mani dietro e richiudiamo il carrello. E di nuovo, quindi fuori l'aria, inspiro massimo stretch, fuori l'aria side bend. Inspiro a lungo, mani dietro e richiudo. Ancora due volte. Benissimo, Manuela. E richiudiamo ancora una volta. Allunghiamo bene grazie all'inspirazione prima di flettere. E facciamo un'ultima ripetizione, ma stavolta rimaniamo lì. Quindi rimaniamo lì nella flessione laterale. Perfetto. Affondiamo con il tallone. E ora, Manuela, ti chiedo, mentre spingi, la footbar lontana di ruotare leggermente dalle costole, quindi spingi la footbar, piede a punta, spingi, spingi, spingi e ruota muovendo le costole di destra in avanti e poi tallone che scende nuovamente e ritorna con lo sguardo lontano, ancora tre volte, fuori l'aria e in e proviamo a percepire proprio le costole di destra che si muovono nella direzione del fianco sinistro, ma l'anca rimane stabile, quindi non c'è una rotazione dell'anca o un movimento esagerato del bacino. E poi ritorniamo di nuovo, andiamo ad allungare e richiudiamo il carrello verso la posizione di partenza. Ok, da qui se vogliamo possiamo anche afferrare il dorso del piede con la mano sinistra e ricreare un istante di stretch. Ok.